dell'anno, gli odorosi aromi e profumi, i sapori locali che il nostro corso, fin dalla sua nascita 4 anni fa, cerca di far scoprire e far conoscere ai ristoratori della valle perché li possano proporre al pubblico. Bennadì, prima tappa del nostro viaggio lungo il corso del Marecchia, si propone a chi visita come un museo diffuso in cui Tonino Guerra ha voluto raccogliere e proteggere tesori di un tempo passato, sapori dimenticati, profumi e segreti. Tra questi tesori non potevano mancare quelli che la natura da sempre offre, i frutti. Tonino Guerra ha creato in questo piccolo paese l'orto dei frutti dimenticati, perché certi sapori stonano ormai nel nostro palato. Per noi invece sono diventati il filo conduttore del nostro ricercare la tradizione per coniugare con l'innovazione. Grazie all'aiuto di esperti abbiamo percorso diversi tratti del fiume Marecchia per andare alla scoperta di erbe spontanee e selvatiche, povere, un lusso nelle cucine dei nostri nonni, dimenticate nei ricettari della cucina, protagoniste di un pranzo magnifico offerto ai nostri insegnanti, fiori d'acacia, fiori di sambuco, ortica, rosole, tarassaco, strigoli e borragine. Uno dei momenti più intensi è stato assistere alla spossatura del formaggio di Fossa Caramello, dopo 3 mesi dalla chiusura delle fosse di tufo, di cui i nostri comuni sono ricchi. L'Ambra, come Tonino Guerra, chiama il formaggio di Fossa a causa del suo colore. Viene portato in superficie con quel profumo inconfondibile che solo chi vive la nostra terra può conoscere. Grazie di Marecchia rappresenta un progetto innovativo, nel quale noi studenti ci siamo cimentati attraverso